Sventolano le bandiere dei sindacati davanti alla SGL Italia di Castelnuovo Calcea. Lunedì mattina un presidio di lavoratori si è infatti riunito davanti ai cancelli degli stabilimenti per protestare contro la decisione dei vertici aziendali di trasferire parte della produzione degli stampaggi nel Bergamasco. Alla protesta erano presenti i 120 dipendenti che hanno incrociato le braccia per uno sciopero di 8 ore che ha visto il 100% di adesione. Secondo le stime dei sindacati, la FIM-CISL, il provvedimento ridurrebbe del 40% la capacità produttiva del sito, causando un esubero del 50% sul totale dei dipendenti. Siamo in crisi da diversi anni, ma l'azienda e il sindacato, bene o male, hanno sempre trovato accordi perché andassero bene a tutte e due. Ma adesso l'azienda ha preso una decisione unilaterale di portare via il 40% degli stampi, dicendocelo il giorno prima per il giorno dopo. Però la maggior parte delle persone sono tutti dai 45-50 anni, quindi siamo in un'età che non diventiamo disoccupati, in teoria diventiamo esodati, come si dice. Siamo troppo giovani per andare in pensione, siamo troppo vecchi per lavorare, chi ci prende più? Un evento epocale alla SGL, non si era mai proclamato uno sciopero prima d'ora, ma i tempi purtroppo sono cambiati per questa azienda che da alcuni anni soffre la crisi. La SGL produce macchine da caffè a capsule, la produzione nel tempo è però passata dalle 200.000 macchinette da caffè l'anno dei tempi d'oro alle 70.000 macchinette di oggi. Presenti alla protesta anche molti sindaci della zona come Simone Nosenzo di Nizza e i colleghi di Castelnuovo Calcea e Agliano, oltre all'onorevole Massimo Fiorio. Siamo un'attenzione su quello che sta accadendo, chiediamo al più presto ai titolari di venire a riferire quali sono le intenzioni, quali sono gli orientamenti generali, capire se è possibile mantenere le produzioni o portarle evidentemente qua. Questa azienda ha già pagato abbastanza in passato, quindi la preoccupazione è alta. Nel corso della mattinata, il direttore dello stabilimento, Pietro Garavoglia, ha incontrato i lavoratori raccogliendo le loro richieste di conoscere cioè i piani dei vertici aziendali che riguardano lo stabilimento astigiano, se il sito produttivo di Castelnuovo Calcea ha ancora un futuro.